I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. No Doubt, It's My Life, 2003 alle 7:09, prendiamo la linea da Roma. Buongiorno Andrea, buongiorno Michele, grazie come al solito per l'ottimo lancio delle canzoni travisate, loro ci tengono molto a ricordarlo. Bravo, allora anche buongiorno Guido, oggi era ospite live Guido. E grande novità di questa settimana, ci sarà il suo podcast, se ho capito bene, che parte mercoledì. In bocca al lupo Guido. Scusate, mi sono distratto un attimo e ho notato che nello studio c'è Wally. Buongiorno, ciao Veronica. Oh, ecco chi era. Wally dove è? È sull'angolo. Non sono tornata al lavoro per essere bullizzata. No, assolutamente no. Ricordiamo che non c'è stata venerdì e ci è mancata tantissimo. Buongiorno anche a Laura Stellin. Devo dire, oggi sembra quasi una puntata da dress code perché Patrizio, buongiorno. Buongiorno. Un membro del trio Medusa, Giorgio, è identico a te, è pronto già per scendere in campo. Prontissimo. Vestito da basket. E fuori invece sembriamo due lumberjack, ragazzi. Ma come mai? No, la camicia di jeans oggi è perfetta, cioè la giornata di oggi. Ieri caldissimo, Roma caldo. Sì, ma preparatevi, sarà una settimana in cui tornerà l'estate. Sì, è vero. Quindi la camicia di jeans è quel giusto compromesso, secondo me. Così. Senza giacchettino, sono d'accordo, dentro e fuori. Io la fortuna è che oggi sono riuscito a vestirmi con la luce accesa, perché sapete, io ho due opzioni, la luce accesa o luce spenta. Luce spenta, do coglio coglio, come il si dice a Roma. Il vestito si prepara la sera prima. Dipende dalla bambina. Dipende dalla bambina. Sono molto felice perché sapete, questa cosa della camicia di jeans è una battaglia vinta di noi nati negli anni 70, nonostante l'ostracismo di Linus, per dire, no? Che sostiene che sia sempre la camicia sia un po' gicetta. L'ha sempre detto. Sì, sì, è vero. Ma come? È la camicia dei cowboy. No, c'ha già marchiato al tempo, mi ricordo. Linus, ma anche in abbinamento con la cinta del ciarro? Forse di più. Vabbè, ma come la portate voi? Sì, comunque. Perché? Cioè, perché va portata non abbottonata, un po' con una maglietta figa sotto, dai, così proprio antico. Dai. Usata tipo giacchetto. Consigli di stile da Patrizio Mattei. Sì, ragazzi. Io pensavo facesse riferimento alla pancia, sai. Una volta faremo il giovedì casual, però che lui fa lo stilista. Esatto. Meglio mi sento. In realtà andiamo a guadagnarci, a giudicare dai consigli che danno gli stilisti veri. Chissà quanti di voi hanno la possibilità di vestirsi come gli pare andando al lavoro. Camicia di jeans ne abbiamo al 342 000 700. Sicuramente abbiamo lanci di sigla. Arriva. Ragazzi, sono veramente euforico. Oh, sì. Quando investi 15 euro per lo strumento del momento, grande. È fuori di testa. Non sono io. Vabbè, lo suona anche male. Sigla! Sigla! Lunedì 17 ottobre 2022, questa è Radio DJ! Canta la Patrick! Canta la Patrick! Ricordo, va tutto bene! Va con fieve! Il trio Medusa! Oh! Sì. Motocicletta riesce a capire! Tipo tutto a posto! C'è il trio Medusa, quindi you don't stop! Canzoni travisate sembrano kick idiot! Tre culattoni! Una quota rozza! Ora senti come suona. Comincia la mattina tutti in culo alla balena. Come dice Lino, qualche puttana. Va tutto bene, va gonfia bene. Il trio Medusa. Medusa, l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Poi pensavo che la camicia di jeans, Veronica, Stella, venite in mio aiuto, è una insomma è una cosa tipicamente maschile. Non so se le donne usano la camicia di jeans. Vero? Più maschile. Sì, io le metto le camicie, le metto anche le jeans. Sì, però credo che la mettano con la maglietta sotto, come diceva il magister. Sì, questo invece, confermo. Senti, maschile la camicia di jeans, femminile il giacchetto di jeans. È vero, ce la vedo un giacchetto. Io ho la giacca di jeans. Aspetta, il giacchetto però corto. Ah no, io l'ho oversize. Tu oversize, perché lei va in skate. Sì.
Veronica, quando pubblichi le cose su Instagram, tagliale bene. Se fai la figa che fai sullo skate, ma poi si vede sul finale che cade. No, sono stata. È un contenuto sincero. Perché potevo farvi credere tanto altro. Invece ho voluto essere onesta con chi mi segue. Ieri stavo per scriverti e dire: dai, ripubblicalo. Togli la base. Perché parte tutta. Wow. Adesso compro il mio skate. Alla fine dell'anno vi faccio vedere. Comunque, non ti sei fatta male. Questo è importante. Non ancora. Sono passato anche per quella fase. Anche per la fase dello skateboard. E te lo ricordi? Beh. Sì, mi ricordo che poi sei bravissimo tu. No, mi ricordo che vedete il video o no? Vi dico quanto sono bravo ad anticipare i tempi. Sta avendo grande successo sempre su Instagram. Non mi dirò zufolo perché non ci credo neanche. La valigia monopattino. Forse ricorderete che io l'ho comprata quando uscì. Esatto, 10 anni fa. Adesso tutti hanno la valigia monopattino e fanno i trick. Esatto. No, i trick con la valigia no. Io quando vedrò qualcuno che fa il trick con la valigia monopattino, allora dirò che se mi guardo indietro vedo il futuro, come disse Trapattoni. Fermi lì perché tra poco arrivata un va subito. No, aspetta, lo disse Ciccio Graziani. Ah, Ciccio Graziani. Non dire Trapattoni, ti prego, sul calcio non scherziamo, dopo ne parliamo. Ciccio Graziani. Ciccio Graziani. È arrivato subito un messaggio sulla camicia di Trezza. Grazie trio. Oggi non sapevo esattamente come vestirmi, ma mi sa che andrò proprio con una camicia di jeans. Bravo. Grazie trio. Alessandro da Milano. Bravo. Alessandro. Ricordati i pantaloni però. A questo punto l'altra domanda guardando te. Camicia dentro o fuori? Dentro. Molto con la cinta. Stiamo esagerando. Fuori. Vedi? No, perché dentro, non vi avevo visto. No, fuori ho furio, molto ma tu, giovane. Ma tu hai la cinta? No, ha due problemi. Non mi stanno più le cinte. Non mi entra, mi fa troppo pancia. Quindi la mia scelta è obbligata, però fuori. Allora, ieri sono senza cinta. Ieri sicuramente anche voi avete approfittato magari per fare un minimo cambio di stagione per dare una pulizia. Sì. Ieri ho dato via per la prima volta almeno una decina di cose e tutte giacche. Dicevo, guarda amore, mi stanno tutte piccole di spalle. Lei, no amore, de panza. De panza. Si chiudono avanti. Pure di spalle. L'onestà di queste donne. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Le 719, Luis Capaldi, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Siete particolarmente reattivi per essere lunedì mattina. Molto bene, sveglissimi. Al 342-00-00700, tante considerazioni sulla camicia di jeans. Partiamo da questo. Camicia sotto la mutanda, così rimane bella tesa e tiene la pancia calda. Ciao Piero da Padova. Piero, ma c'è addirittura il trucchetto delle costumiste televisive, cioè l'elastichetto, quello che si mette sotto. Sì, l'elastichetto che è una cosa terribile se poi devi stare seduto. Però funziona. Lo so, però è un Io ho addirittura comprato l'affare che si mettono delle mollette alla camicia e si attaccano direttamente ai calzini. È un po' scomodo. Sono i reggi calze quelli tipo che avevano staglio e olio. La Gheppier di staglio e olio ai tempi quando rimanevano in mutande, quella roba lì. Tipo per tenere però la camicia bella tirata e i calzini belli alti. Solo che poi fa effetto un po'. Non funziona. No, tira e molla. Quella no. Buongiorno ragazzi. Giorno. Vi racconto questa a proposito di vestirsi come si vuole. Mi sono presentato a una selezione interna del mio ufficio con camicia di jeans e serafino. È inutile dire che mi hanno trombato, Oddio, il serafino cos'è, ragazzi? Buongiorno, Previ, buongiorno. Quello alto, giusto, la serafino. No, quello però sarebbe il lupetto, la dolce vita. Detto anche serafino, forse? Serafino. La serafino è quella... No, il serafino in realtà... quella scollata. È una maglietta un po' come se fosse una canottiera. Cioè, è una maglietta a maniche lunghe, ma lo scollo un po' a canotta, in realtà. Hanno fatto bene. Adriano Celentano. Vuoi dire che fa vedere il seno? Esatto. Il nostro seno. Vedere il vostro pelo se lo avete. Il vostro pelo, insomma, dipende. Mi fermerei qua. Stanno facendo colazione, mica altro. Con cavezza. E poi c'è la battuta delle battute sulla valigia monopattino. Dai. Con la valigia monopattino, più che i trick, si fanno i trip. Anche un po' la valiziana, però. Quanto mi manca il.
Qua ci stava tutta, ragazzi, ci stava tutta. Temo che Cucciolona domani ci arrivi tra capo e collo. Sento comunque il piacere di Cucciolona. A proposito di cose fatte ieri, uno approfitta magari la domenica per andare a fare la spesa grossa, così è. Ieri sono passato davanti a un campo da calcio famigerato a Roma, non lo citerò, che sono diventati tutti campi da padel. Era il classico campo dove tu andavi a giocare e dicevi no, lì no, che ti fai sicuramente male. Era un campo con tutte buche, in terra chiaramente, non in erba. E sapete come si chiamava questo campo? Olimpico. No, era un altro, dove hanno fatto i campi, pensate che cambio, tutti i campi di padel. Ma anche l'Olimpico è messo male, Previ. È messo male, messo male, se ne è lamentato molto Sarri anche dopo l'infortunio Immobile, grande, voi sapete tutto. Grazie di poi la settimana scorsa Di Bala si è fatto male per lo stesso motivo, non è bene, esatto, ha detto Sarri. Il condizionamento del campo è enorme, avevamo preparato alcune uscite palla al piede, poi al riscaldamento abbiamo dovuto annullare tutto perché ci siamo accorti che il campo insomma non reggeva quel tipo, certo, quel tipo, certo, di gioco. E ha aggiunto: non so cosa farà lo Tito, se il terreno è questo deve prendersi un altro allenatore oppure un altro campo. Facile un altro campo. Tu che dici? Forse risparmi anche qualcosa. E poi a presa di campi ridotti male c'è anche quello da tennis. Sì, di Napoli, il torneo ATP, hanno suscitato indignazione le immagini del campo che si è sfaldato sotto i piedi di un incredulo Fabio Fognini. Dicono la pioggia. La pioggia è stata montata, quei campi sono provvisori, nel senso non è che sono, non so, per dire la terra battuta di Roma, cioè quei campi. Sì, no, quello è un campo che hanno fatto per l'occasione e in effetti non è stato fatto proprio a regola d'arte. Poi immaginate la potenza pure dei piedi di Fabio Fognini, cioè, che probabilmente e delle sue racchettate dice qui non posso dare zaccagliate per terra, che scavo. Però in effetti fanno un po' impressione queste immagini. Sì. Si sfalda e si sta allenando, non è una partita. Va detto anche che è stato sfortunato perché prima caldo, freddo, e quello si rovina. Io lì anche la soluzione è quella, ragazzi, via il campo da tennis, due bei campi da padel. Però io non capisco perché si lamentino, cioè io vorrei vedere Sarri giocare nei campi dove abbiamo giocato noi, ad esempio. Vi ricordate quando quel nostro amico si involò sulla fascia e crossò un mattone invece che la palla, perché la palla poi si scambiano gli oggetti, l'erba talmente alta che crossò un mattone, mi ricordo sta scena. Base Radio Verità, non voglio dire il nome del campo che ho visto ieri, perché durante una partita avevo 16 anni, direi esordiente, ho preso la traversa e la traversa è caduta e me la volevano far pagare, mi ricordo benissimo, anche 60.000 lire, ed era gente, come dire, che con la quale non dovevi trattare. E io dissi sì, mo vado a casa, prendi i soldi e me li porto, e non sono più tornato. A me è successa la stessa cosa al campo da basket, che è venuto giù il canestro con un tiro, però ma non sei aggrappato, no, con un tiro. E pensate che appunto era un campo, come dicevamo, di terra, ed era esattamente, adesso però così non troppi elementi, comunque diciamo linea d'aria massimo un chilometro da casa di Eros, perché era proprio alle spalle e lo conosco, tipo gli acquedotti, insomma. No, dall'altra parte. Terra Promessa, Radio DJ. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America. Radio DJ, la trovi anche in podcast. 1984, quindi con questa canzone lui non vince Sanremo Giovani, o vince Sanremo Giovani, no? Che ricordi, sì, vince Sanremo Giovani, e l'anno dopo vince Sanremo proprio con... che è un bis che è riuscito solamente a Gabbani, se non erro, no? Che ha vinto Sanremo Giovani. L'anno dopo Sanremo, sì. Adesso stiamo andando a memoria, però. Ci corrigerete. Non possiamo sapere tutto. Per esempio, non sapevamo cosa fosse la maglia Serafina. Al 342-00700 in tanti ci segnalano che... Buongiorno trio. Buongiorno. La Serafino è quella magliettina col, un po' scollatina con i bottoncini, lanciata dal grande Adriano Celentano proprio nel film omonimo Serafino. Ciao a tutti, Maurizio da Roma. Grazie Maurizio. Poi ripresa da Terence Hill in Trinità, è quella maglietta con i bottoni, sì. Maniche lunghe, sì. L'immortecci vostri, eccolo. Sono Adriano Celentano. Sì, fu quel capolavoro in cui lui recitò il romano. Dialetto romano. Anzi, esatto. A vita una mignotta. Mignotta, sì. A Roma è di te così, no? E cose. No, proprio. No, non proprio, non esattamente. Sentiamo noi che facciamo i napoletani. Sti steronzi. Non zede ardro. È la lingua, questa è una lingua del tutto in cosentino, questo.
cazzo. Non esistevano ancora i vocal coach. Non c'era quello che ti faceva. Gli hanno chiesto, Adriano, ma tu lo sai fare il romano? Ma li mordecci! Perfetto, perfetto, fammelo così. Ma che gazzo stai a dire? Te pare che non parla romano? No, Adriano. No, non è. Tanti pregi per romano. Anzi, sapete che faccio? Oggi vado a casa e mi sparo sul divano Serafino. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Trio, buongiorno. Quasi il regalone stamattina con i miei amati Tech Death. Mi avete rallegrato il lunedì mattina sempre dalla solita tangenziale trafficatissima. Un bacione, Gianna da Roma. Bacione a te, Gianna. Bacione. Gianna. Alla casa di Fantozzi. Che esiste. Certo. Quanti amici hanno detto non romani, ma ti pare che ho fatto? Proprio così. Disco messo anche perché nel 1993 i Tech Death ogni tanto la camicia di jeans la mettevano. Camicia di jeans che sta avendo un successo clamoroso quasi quanto la Serafino, anche se lì, ragazzi. È arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa. Non me ne sono mai andato, sono sempre stato qua. Solo che ogni tanto interviene o Veronica o la Stellina e quindi vi corregge e quindi io non so che cazzo fare. Oggi anche già col trap avevamo sfiorato. Tra l'altro, guarda, neanche apro il capitolo che avete detto che poi era Sramazzotti è stato l'unico a vincere. No, perché a parte che era dopo due anni, non dopo due anni, 84-86. Dopo due anni. Ma non è che può recuperare adesso la mesata di silenzio. È uguale un anno, due anni? No. E allora, sono due. Ma soprattutto, e il dubbio mi era venuto, sinceramente, cioè all'altro, quello amico vostro. Però avete ragione voi, Buongiorno, salve, sono il signor Precisetti. Salve. Il film che Adriano Celentano parla in romanesco è Rugantino. Serafino è il film che lui è un pastore sperduto nelle montagne con la maglietta alla Serafino. Questo è. Buongiorno. Grazie Precisetti, ma sperduto le montagne dove? Precisetti cosa? Lo so, però al Sardegna stavo. Stasera recuperiamo Serafino. E lì stavo qua. Ma che fare tu? Stavo su Babbaggia. Che poi la versione moderna di Celentano è Amadeus, che ha parenti in ogni luogo d'Italia. Però non si azzarda a fare finti No, lui è coerente, cioè non lo fa. Però ha parenti ovunque. Verona, Napoli, Roma, Milano. E poi, che c'è Veronica? No, scusate, posso fermare adesso tutti i messaggi su dove erano le montagne? Lo posso dire io. Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, è stato girato. Ma grazie a tutti quelli che hanno mandato grazie, messaggi. A voi che abbiamo sentito Eros Ramazzotti e spesso esce Eros Ramazzotti come categoria a Don't Forget the Lyrics e questa frase è stata di inciampo perché a un certo punto il buon Eros canta e stare amici di tutti, che è un po' questa la persona che ti parlavo, che non è proprio corretto, diciamo così. Si inaugura la settimana della lingua italiana, meno male che si inaugura la settimana della lingua italiana. E come inizia? No, c'è stata una cerimonia inaugurale, voi non l'avete vista, che si è tenuta la Camera. Il presidente della Camera è stato il primo, ragazzi. Nelle ultime ore, avrete visto un po' tutti, è apparso su Twitter un documento della Camera dei Deputati che risale al 2018, in cui il neopresidente Lorenzo Fontana scrive per ben due volte, parlando a di mano, se stesso, impiegato. Perché lui è dentro proprio. È piegato in. Questo documento venne consegnato per comunicare le cariche e gli uffici che ricopriva alla data della presentazione di una candidatura di cui adesso non ricordo. Allora, siamo tutti bravi a giudicare, ma tutti quanti abbiamo, come dire, la nostra pecora nera. Vediamo, parliamo con la persona più zappa qui. Patrizio, dov'è che sbagli? Qual è la parola che tu sbagli sempre magari a scrivere? Sbagliavo soprattutto. Poi ora apro un discorso ampissimo. Sì. Io lo scrivevo con due T, no? Sì, però tutti mi correggevano e dicevano sempre con una. No, è sbagliato. In realtà si può scrivere con tutte e due. No, si scrive. No,
vi dico, vi sto dicendo, vi sto non dando, è preparata, attenzione, amici a casa, non è preparata. Ragione, vi sto dando una notizia, soprattutto si scrive in tutti e due modi. No, sì. Allora, 5 guarda, euro. Ha ragione la sera, l'errore che facciamo tutti colluttorio. Sì, quello colluttorio. Sì. Ma anche Akito. Non Akito, Akito. Akito. Akito, scusa. Akito. Primo, sì, Akito si dice. E poi ci sanno i grandi classici. Guardate che sul soprattutto e soprattutto non ha torto. 5 euro, infatti, ragazzi. 5 stavo, euro, ragazzi. Stavo verificando, è meno ma comune, adesso, ma si può verificare. No, ma adesso, te lo segna l'errore, te lo segna. No, ma perché? Scusa, ma questo? Soprattutto non si può sentire. Eh no, dai, prof, no. Giusto. Rosso, rosso. In tanti però sbagliano in quella sezione, in quella, diciamo, nella camera alta del Parlamento. Volete sentire un po' di contributi sì, dei grandi sì, classici? Senti, allora, partiamo da Davide sì. Tripiedi, che fece un intervento e poi sì. è rimasto sul lungo. Grazie Presidente, breve e circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Sì, sì. Conciso, ho sbagliato. Conciso. Sbagliato. Prego. Ancora problemi grammaticali con Di Maio, che parla di una telefonata. Di Maio. Poi alla sindaco Raggi la telefonerò. La telefono. Ma questa è il cane. Transitivo, in transitivo. Questa è la persona che ti parlavo. Quello, il concetto è quello. Problemi geografici per la futura, molto probabilmente, presidente del Consiglio, Premier Meloni. Sì, sentiamo. Quando lei è stata l'ultima volta in Inghilterra? Ultimamente sono stata a Dublino, sono stata in Scozia. No. Inghilterra no, Regno Unito. La letteratura è sempre un campo minato. La Russa. Orwell, George Orwell, che scrisse con grande fratello. Poi c'era il grande fratello. Ha scritto, era un autore. Allora, cioè, ha scritto il grande fratello. Ha scritto l'autore televisivo per la prima. La nomination. Capitolo 2. Dove sono le mie sigarette? Dove sono le mie sigarette? E confessionale. Confessionale. Capitolo 4, signorini. Ah, andiamo bene. Presidente della Camera, tutti e due. Presidente del Senato e Presidente della Camera. 342-00-00-700. Però dai, diciamo la verità, tutti quanti abbiamo la nostra bestia soprattutto Patrizia. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. Per insegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi tevi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Stupirà ma non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia del io da solo, l'astronomia del noi due, me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un chamevu tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi. Ma solo ieri c'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri, ma intanto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Badiglio e prendo la bottiglia.
boccetta di Aducanumab. E penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima. Eppure se lo sai che sono, non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri c'eri nei giorni neri. Quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. Pinguini tattici nucleari, ricordi le 7:48 Radio DJ. Scusate le risate, ma c'è stato un fuori onda strepitoso. Gecio, tu hai ripreso tutto, sì, ricordiamo Gecio, colui che fa le riprese per i fuori onda. Credo che tu debba mettere un po' di beep. Cioè, d'occhio e croce. Quindi pubblicheremo un po' di ritardo. Di che cosa stavamo parlando? Allora, del fatto che Patrizio sostenesse che la Treccani online ammettesse anche soprattutto con una tissola. Sì. Sì. Vado a leggere. Sì, ti prego, leggilo. La forma corretta. Sì, aspetta, leggilo bene, non come l'hai letto prima a Patrizio, nella versione edulcorata. La forma corretta è soprattutto con il raddoppiamento sintattico, come previsto dalla norma generale. La forma soprattutto, abbastanza diffusa, è da considerarsi scorretta. Okay? Sì, però lo stai leggendo online. Leggi cartaceo, guarda sulla Treccani cartacea scrivono un'altra cosa. Esatto. Non te fidate online, non scrivete soprattutto. Quant'è noioso avere sempre ragione. 3420000700, sentiamo un po' di vostre bestie nere. Vai Veronica. Ciao Zozzoni. Ciao Francesco da Milano. Francesco. Io ho scoperto da pochissimo, sì, che si dice altoparlanti e non autoparlanti. No. Cioè sono andato avanti una vita di queste cose. Certo. Non lo so io. Chissà dove ho vissuto. Chissà. Ciao, buona giornata. Autoparlanti. Ad essere sincero, da bambino anch'io dicevo autoparlanti. Perché parlavano da soli. Beh, perché ma da bambino non sapevi se... No, esatto, ne parlava solo, poi capisci. Ad esempio, un errore comune è aeroporto o aeroporto, esatto, come andrebbe detto. Certo. Per favore, dite ufficialmente che il casello autostradale si chiama Caianello e non Caianiello, l'orida sul Mona. Sai che ho sbagliato anch'io, sempre? Leggendolo bene, ma dicendolo male. Sì, Caglianello. Perché lo dici Caianiello. E poi che c'entra? No, però ti viene detto così. Oia, Caianiello. Ancora, vai. Ciao amici del trio. Ciao. Emanuela da Varese. Allora, alle elementari io scrivevo cortello invece di coltello, per cui la mia deliziosa maestra me l'ha fatto scrivere 100 volte sul quaderno. Adesso me lo ricordo. Ciao. Okay. Patrizio, domani 100 volte soprattutto. Con due... Ancora. Ma ombelico che si scrive con una L sola, scoperto dopo i 30 anni. Dico io. Ciao. E come lo scrivevi? Ombelico. 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 Ma se volete possiamo andare anche in peggio. Ah sì, no, c'è peggio. Addirittura. Vai. Ciao trio. Ciao. Io mi sbaglio sempre con la parola lavagna. Non ci potete credere. L apostrofo Avagna. No. Mi vergogno. No. Ciao. No, amica, non ma ti una località. Avagna. Capita, dai. E viva ce Avagna. Un po' d'Avagna. Ma viene anche un'altra assonanza. Sì, Radio DJ, la trovi anche in podcast. Like a cosmic reaction. Get drunk, fall in love. I don't wanna be alone. Keep dancing.
abbiamo parlato di Avagna, abbiamo messo Sofia e invece, anzi, invece per fare quella rima lì, sì. Che fa rima, fa rima. È la vostra. Dai che ci sono i bambini all'ascolto, i bambini, Ciao trio. Ciao. Andrea da Terni. Andrea. Io da piccolo scrivevo canottiera con due N. Ma adesso sei grande. Sei grande, puoi addirittura mettere la Serafino se vuoi, questa faccia grande. Patrizio, cos'è quella faccia? Purtroppo dobbiamo andare in pubblicità. In pubblicità. 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 Fare il romano. Triomedusassa, la mattina che vorrei. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno solo su Radio DJ. Sì. L'abbiamo messa adesso. Sì. Questo messaggio. Messaggio audio. Ce la rimanda tutta. Sì, l'abbiamo appena messa, amico, su Radio DJ. Ciao, eccolo. Okay. La qualità era migliore la rispetto alla nostra. No, era meglio la nostra. La nostra era in dub, ragazzi. Le 8.07, Green Day, successo clamoroso per Basket Case 1994, il disco che apre la seconda ora di Chiamate Roma, Tri 1. Siamo tutti bravi a criticare sui social gli strafalcioni, soprattutto dei politici, cioè più gusto chiaramente dagli ar politico, però in questo caso appunto una persona che sostiene di avere due lauree, giusto? Così. Sì, sì, presidente, sì. Il neopresidente della Camera, Fontana. Scienze politiche e storia. E storia, sì, sì. E per due volte, perché ha due lauree, certo, una per ogni laurea, scriva impiegato, scritto a mano e non al computer. Abbiamo sentito qualche strafalcione già di altri... Ma anche noi abbiamo i nostri, ognuno ce li ha, ma Ciampi sempre. Ognuno. È inutile ergersi a precisetti, perché poi alla fine fai delle brutte figure. Chi comincia? Tu o la Veronica? Veronica, vai. Un nostro caro amico diceva scialpa, perché era convinto che sciarpa fosse in romano. Buona giornata. No, questo è, allora te l'hanno spacciata sciarpa. Come cosa tua, è una cosa nostra, un nostro amico che faceva l'agente immobiliare. A un certo punto, ah regà, ma rimortasci le pippe, non riesco a vendere la cazzo da casa. Ma forse devi essere un pochino più capito. E quindi al cliente successivo disse: mi vuole dare la sua scialpa? Non facciamo nomi, riascolta. Ascolta. E lidere tutte le R non è da non romani. O è successo due volte, potrebbe essere, o comunque questa a noi è capitato. Ancora. Ciao trio. Ciao. La maestra italiana di mia figlia, in un dettato, ha detto flebile con due B. Flebile. Lei l'ha scritto e gliel'ha contato come errore. Ciao a tutti, Stefania da Alba. Resta B appoggia comunque. Flebile. Flebile. Allora, può essere anche la flebbo. Però attenzione, e questo succede soprattutto al sud, nei posti in cui si parla tanto il dialetto. Roma, il raddoppio della B è Roma. Sì, Roma. Ad esempio, so la storia di un dettato in cui è stato detto la colomba è motta e i bambini tutti hanno scritto motta, e invece era morta. No, lo so, però se in dialetto tu me lo dici così, io scrivo mi motta. Mi ricordo la puntata su Gli era l'uomo con la babba. Gli era l'uomo con la babba. Gli era l'uomo con la babba. E il bimbo così scrive. Gli era l'uomo con la babba. Ancora, dai uno. Buongiorno. Io che ho quasi 43 anni continuo a dire Sagittario con due G, vale? Sì. Sagittario. Che sono Sagittario. Eppure il tuo segno. È un errore molto comune, però. Allora, a Roma si dice Sagittario. Veronica, non buttare niente. Domani recuperiamo tutti, li scaldiamo, gli diamo una ripassata al forno e domani li facciamo sentire. Vai, previ, vai. Aeroporto, aeroporto. Parto da Malpensa. Vado a Malpensa. Vado a Fiumicino. Io sbaglio sempre. Membrana. O Membrama. No, pure è difficile da dire. Membrama, una fatica. Sembra una divinità induista. Il mio comune, su un documento protocollato, è stato scritto per ben due volte il nome di mio marito, Massimiliano. Con la gira. Beh, io ho un Gabriele con due B, non su un documento ufficiale. Ragazzi, ho un di Pietrantonio di apostrofo I Pietrantonio. Vabbè. No, così. Documento ufficiale via De Nicola, D apostrofo E Nicola.
parola, ragazzi. Poi io durante la messa ho letto Figliol prodigio al posto del prodigio. Oh, che bravo! Ma un'altra parola. Fa l'università, cioè. Era uno bravissimo. Ho scoperto che un mio amico è paziente di anni 40 e massa, insomma, non sapeva cosa fosse il palato. Quando un giorno gli ho detto: senti, porta la lingua sul palato che controllo se c'è l'afta. Le compulse. No, il palato. Acqua, no, 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 quello no, acquissima. Per tentativi è bello, no, riprovi, no, guardi, è più vicino di quello che sembra. Mi sono reso conto solo dopo che ho detto: lei, ho detto al mio medico, dovrebbe tenere fede al giuramento di Socrate. Socrates, A scuola San Paolo morì depilato, naturalmente. Bruciato, quindi i peli bruciato. Io in un tema in quarta superiore ho scritto l'apostrofo all apostrofo ontanarono. L'apostrofo. All'apostrofo ontanarono. Beh, doppio apostrofo. Risposi tu apostrofs. Invece di sprombattuto scrissi sbrombatutto. Sbrombatutto con due T, come soprattutto. Sbrombatutto. È arrivato sbrombatutto. E da allora sono lo sbromba. È lo sbromba. Descrivendo Patroclo che si toglieva la tunica tutta insanguinata, scrissi che rimase a orso nudo. A orso. A pelle d'orso. Al tempo della guerra in Jugoslavia, questa era già arrivata. Un collega pontificava sulle motivazioni di serbi, croati e boscimani. E boscimani. Hanno ragione i serbi, croati e anche boscimani. Piegatura. Un mio cliente, indicandosi il basso ventre, ma molto in molto basso, molto basso, okay. Basso, mi ha detto: sai, io tendo a sodomizzare molto. Ma i tuoi, nel senso che nessuno giudica, ma tutti io sono mezzo spesso. Se non le dispiace io le stringo la mano, però mi dica lei. Però ragazzi, bisogna andare oltre le parole, oltre. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. It's not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real.
una volta che la facciamo sentire, facciamola sentire tutta, caro Patrizio. E questo è un grande classico, poi dei Fallò sulla spiaggia. Non è neanche lunghissima. Cantata con I'm a stranger, sound more than words. Quella voglio dire una cosa. In realtà è lunghissima, ma abbiamo messo l'edit. Vabbè, che vuol dire? Vabbè, con vabbè. Giorgio vogliamo promuovere a posto di Don't Forget the Lyrics. Don't Forget the Lyrics. Cioè, non devi dirne una giusta. Se la dice giusta, difficile. Sei eliminato. Guarda che difficile. Quella è difficile, non allora... ne devi dire neanche una giusta. E allora avete perso le ultime puntate. E non avete assistito al famoso miracolo di San Giovanni. E siamo senza parole dopo le dichiarazioni di una grande campionessa della pallavolo. Ne parliamo con un'altra grande campionessa, amica del Trio Medusa e di Radio DJ, Maurizia Cacciatori. Buongiorno, Maurizia. Buongiorno ragazzi, ciao Mauri. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come state? Bene, tu come stai? Ben ritrovato innanzitutto. Benissimo, benissimo, molto bene. Allora, ti faccio una domanda a bruciapelo e poi parliamo dell'argomento caldo. Sei più contento o dispiaciuta di questo bronzo? Perché in realtà abbiamo vinto un bronzo mondiale. Sì, certo. Sembra siamo che sul sai podio. Che caso abbiamo riassunto, fatto. Ci siamo sentiti prima appunto della semifinale col Brasile, avevamo detto che sarebbe stata tosta e non è andata benissimo. Comunque detto questo, un buon terzo posto. Bravissimo, un ottimo terzo posto, un bronzo che insomma non è che si vince tutti i giorni, ecco, ricordiamoci che insomma il percorso della nazionale è sempre stato tra i più brillanti, le nostre ragazze hanno sempre fatto cose straordinarie. Ci aspettavamo qualcosa di più, ma il Brasile ha giocato meglio, quindi bisogna sì, c'era anche niente da dire. È esatto. Così. Senti Maurizio, parliamo invece del caso che tiene banco su tutti i giornali, appunto. La Egonu, secondo te, lascerà veramente? Io credo di no, io credo che sia una ragazza che si sia sempre esposta tanto ed è per questo che io l'ammiro molto. Ha 23 anni Paola, quindi sono tanti anni che diciamo l'immagine, il simbolo della nostra nazionale, e credo che quello sfogo nasca dal fatto che era veramente stanca, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, perché io non so se avete letto tutti gli insulti, i messaggi su questi social che lei ha ricevuto, e non è la prima volta, ecco, non è la prima volta, certo, che succede questa cosa. Quindi una ragazza di 23 anni, non dico che sia normale, però ci sta che dica ok, basta, io mi prendo un attimo di pausa, questa maglia non ha detto che non l'ha no, infatti è vero, onorata, ha detto quella, solo che una grande stanchezza, vero? Esatto, una grande stanchezza, sì, mentale, una grande però. Stanchezza anche perché è sui riflettori sempre, è sicuramente, certo, una giocatrice che cambia le partite. Non ha giocato bene contro il Brasile, però ci sta, ragazzi, a 23 anni. Chiaro. Ricordiamoci che eravamo lì anche grazie a lei, nel senso che uno non è che può ricordarsi solo gli errori, no, eccetera. È quello che lei è. Lei è la miglior giocatrice, certo, del torneo, esatto, miglior attaccante. Cioè, Maurizio, guarda, tu giustamente hai citato gli insulti ai quali noi neanche volevamo dare in qualche modo visibilità perché si qualificano per quello che sono. Quando giocavi tu, forse non era così importante, cioè non c'era ancora diciamo questa pressione dei social, però supponiamo che anche tu fossi nell'occhio del ciclone, no? Cioè quando le cose vanno bene e viva Maurizia Cacciatori, quando le cose vanno male è colpa di Maurizia Cacciatori. Assolutamente sì, io ricordo un episodio quando durante un'Olimpiade che ovviamente avevamo giocato male, mi ricordo benissimo, ho detto ora in sala stampa vai tu, cioè nel senso è normale che quando sei tanto esposta i momenti straordinari sono bellissimi, ma poi quelli difficili devi comunque essere in campo. Ma questo lei lo allenerà, lo imparerà, nella vita tutto è allenabile. Io mi auguro, ecco, che Paola adesso si possa riposare, adesso andrà a giocare in Turchia, avrà un allenatore tra l'altro italiano che conosco molto bene, insomma è un momento delicato. L'importante è, ecco, che si capisca, ecco, che è il tempo, è il momento di finirla, perché insomma siamo nel 2022. Guarda, se possiamo dare da quel punto di vista, non bisogna neanche finire sopra. Volendo, lei deve pensare anche alle parole di Michael Jordan, nel senso che noi ci ricordiamo sempre il tiro all'ultimo secondo di Michael Jordan vincente, ma certo, Michael Jordan dice sempre: prima di quel tiro ne ho sbagliati tanti. Quindi, cara Paola, vai tranquilla che prima o poi avrai modo di mettere la palla a terra. E non solo, un altro amico, Yuri Keiki, dice spesso: si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma certo, ma Paola è una giocatrice che è anche molto matura da quel punto di vista ed è consapevole di non aver fatto uno straordinario mondiale, però questo non toglie il fatto che rimane
una delle giocatrici più forti del panorama italiano. Io non ho mai visto un atleta così forte, ve lo posso dire, cioè veramente un grande secondo talento. Me anche mondiale, sì. Io allargherei, è la giocatrice più forte del mondo secondo me, l'attaccante più forte, una tra le giocatrici più forti del mondo per la sua età e per quello che ha vinto, cioè io voglio trovare una io vi dico solo che colpisce la palla, questo contro il Brasile è arrivata a 3-17 fate voi, schiaccia senza problemi. Maurizia, concludiamo citando, come dire, uno spettacolo che abbiamo visto recentemente, ne abbiamo parlato in radio, Max Giusti, bravissimo, straordinario, che fa il Marchese del Grillo, ed è famosissima la frase, insomma, diciamo, sia nel film che nello spettacolo, quando lui va via, e potrebbe essere quella che dice anche Paolo Econo, perché io so io e voi non siete in cazzo. Questa è la verità. Quindi stateci, cioè quelli che fanno questi commenti evidentemente devono avere una vita talmente, io sinceramente mi viene da dire quasi che uno li dovrebbe compatire se non disprezzare, perché pensa veramente quanto deve essere brutta la vita per te che ti alzi e per avere quel briciolo di visibilità devi insultare una grandissima giocatrice. Su che cosa poi? Su una roba veramente insensata. Grazie Maurizio, un bacione enorme. Grazie, grazie, voi, grazie, ciao Maurizio. Fedez, Salmo, Viola, le 826. Viola, di invidia, Verone, Verone, a voi che state lì a scrivere. Ha sbagliato. Non lo scrivete, ma è d'Enrico, perché Enrico sbaglia raramente. Anche se l'ultima volta ha perduto. Vediamo come se ci sente. Esatto. Enrico, ci sei? Pronto, non sento. Scusa. Cambio orecchio. Il telefono, ecco, Enrico, nell'altro orecchio sento. Allora, Enrico, dove sei in questo momento? A Riccione o a Milano? No, sono tornato a Riccione, sì, ho dovuto abbandonare la mia bambina da sola a Milano. Missione compiuta? Cioè, hai trovato la casa? Missione non tanto compiuta, quindi per ora rimane lì e quindi vedremo, speriamo bene, dovrò tornare forse a Milano. Ecco, speriamo così risbagli, perché quando sei a Riccione hai tutte le tue carte sotto mano. Allora facciamo così, partiamo da qua. 8:27, tempo a Ravenna. Ecco, a Ravenna, se no, allora è no, più vicino. Non posso sbagliare. Secondo me però non è il cielo, non è pulito. Ecco. Che vuol dire? Ma che vuol dire? Un po' di velatura. Non è proprio azzurro, non nuvolone, sì. Non ci sono le nuvole. Lui intende che è un sereno ma con delle velato uniforme, non nuvoloso, velato uniforme, velato abbastanza uniforme, diciamo, ci sono un po' di nuvole, ma anche un po' di sole, anche un po' di pioggia, però poi si apre, esce il sole, ma ogni tanto forse Enrico, di due gocce, velato uniforme. 3420000700, detto tu, l'avete detto voi, vabbè, allora sereno con qualche velatura va bene? Mamma mia. Sì, dai, facciamo così. Sereno con qualche velatura. Enrico è quello che prende la pizza margherita, ma mozzarella a parte, senza rosso, senza sele. Il pomodoro me lo aggiungi dopo, il basilico quando è freddo. Sotto la mozzarella, sopra il pomodoro. Enrico. Perché a Ravenna sono precisette. Sì, vabbè. 3-4-2-0-0-0-0-7-100. Un minuto per dirci che cosa ci aspetta per oggi. Allora, c'è l'anticiclone che domina, però appunto non è che ci siano cieli puliti dappertutto, ci sono un po' di foschie, banchi di nebbia sulla pianura padana, e nubi un po' più compatte fra Piemonte e Lombardia, però non portano ovviamente niente. Per il resto dell'Italia bel tempo, sereno, con temperature che tendono ulteriormente ad aumentare, quindi anche oggi veramente clima estivo su tutta l'Italia. Quinze. Conferma anche Quinzi, okay. è d'accordo anche lui. Bene, ecco, ottimo. Questa è la situazione. Grazie Enrico, ci sentiamo domani, un abbraccio, buon lunedì, grazie. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. C'è grande allegressa, divertimento di Coldplay e adesso 10, 9, 8, Trenin. Come Trenin? Buon anno a tutti. Dai, Coldplay, dai. Sai che questa viene anche usata invece come canzone motivazionale? Da chi? L'ho vista in qualche... Da chi? Giocatori di scacchi. Te la do io una cosa motivazionale. Canzoni travisate, 8:38. Radio DJ, chiamate Roma 3131, le uniche originali, le uniche che fanno ridere, le uniche con la gestione integerrima di Andrea Prevignano e
collaborazione Patrizio Mattei. Sì, sì. Ma diciamo che Patrizio è l'eminenza grigia. Perché poi sì. Guarda che più il censore Patrizio che Andrea, all'ennesima mia segnalazione porta in faccia. Ah, non ne che soprattutto lui che. Soprattutto lui che censura. Pensa in che mani state. E soprattutto Patrizio che censura. Partiamo subito, ricordiamo segnalazioni a a.prevignano@dj.it. Dai, forza amici, vai. Forza, segnalate, andiamo. Segnalate, vai. Il misterioso segnalatore di Civitavecchia. Ma bella canzone, bella suonata. Dio, se era ora, guarda. Che schifo. Guarda, inquadra con la faccia felice. Che schifo. Chi sarà mai? Chi sarà? Abbiamo dovuto ammettere che stavolta, tra tutte le brutte segnalazioni di Furio, va bene, fa 6.000 settimane. Ma guarda, è un momento storico. Ma poi non sono io, è il misterioso segnalatore che con una rosa appoggia la travisata sul banco del Previ. Ma tu guarda, chi sarà sto cazzo? Allora. Furio Corsetti del Trio ha dovuto sfrattare il vicino di Pianerottolo, disoccupato con moglie e 5 figli a carico, solo per il vezzo di sistemare nell'ormai ex appartamento dello sventurato i 75 volumi da 200 pagine l'uno di Sentieri d'Italia. Una a cura di Repubblica con 75. Tutto vero, tutto vero, è tutto vero. Non finiscono mai. Per la sua proverbiale parsimonia, il gesticolo ha usato scaffali di truciolato incollati con la colla Prit. Certo. Quando Beyoncé è andata a fare i mestieri in nero e ha pulito la pericolante libreria, il fragile castello di legnaccio Chip è venuto giù. Prontamente qui in via ha telefonato all'incauto Corsetti e gli ha detto: Furio, dici che hai fatto. Furio, per poco ma coppo. Forse la coppo non tanto. Però era bella la storia, quindi vale. Comunque per precisione Sentieri e Cammini, eh? Sono Sentieri e Cammini. Vai, Andrea Marmiroli, Cannibal Corpse, Evisceration Plus. Pure troppo. Brianino. Sono tanto veloci. Tutto l'album hai messo. In poco tempo. Brianino, nella sua prima serata libera dopo 15 anni di lavoro, 24 ore su 24, 7 su 7, decide di sedersi al NAM, il nasello al mercurio, che voi ormai conoscete bene. Certo. Garçon, il menù per servirvi, signori, dice George Fisher dei Cannibal Corpse. Fisher scruta attentamente Ino e chiede: mi scusi, signore, ma non ci siamo già visti? Non credo. Non era lei a organizzare quel torneo di roulette russa nel 98 in un sordido locale di Rabatspur? Credo che mi confonda con qualcuno. Certo. Ascolti, le consiglio un entrée di tartare di tonno catramato, va bene? E poi Fisher risponde: io poi ti servo un po' di cozze, ok? Ma attenzione, perché Ino sa che la cozza del NAM è servita con un brodo di vibrioni ancora sconosciuti. Alternative? Chiede a Fisher. E Fisher prontamente risponde: arrosto ciò. Ma canta tutto il menù, scusa. È un menù già digerito, già digerito dal tono della voce. Ma dove che servono cozze e arrosto? Ce la facciamo? Sì. Francesco S. da Ragusa, Imagine Dragon, Radioactive Acoustic Version. È giusto, perché in alcune si sente, in altre no. Questa è versione acustica, ok. Dan Reynolds degli Imagine Dragon riunisce le maestranze prima di partire in tour e fa un discorso molto chiaro. Allora, ho deciso di pagare tutti 2 euro al giorno. I turni sono di 20 ore senza pausa pipì. Il cestino non è previsto, niente misure di sicurezza, niente attrezzatura antinfortunistica, tutto in nero, mutua e previdenza, ciao. Pensione is for boys, sopravvivere senza sicurezze is for men. Tutto chiaro? Una voce dal fondo dice: io sul cellulare ho un tuo video mentre vestito da tirolese ti fai percuotere violentemente le terghe dalla mamma di Tom Jones vestita da suora e canti male lo yodel. Ma questo è revenge yodel. Sì, ma il tuo è schiavismo, che vogliamo non abbiamo sentito bene. E con voce più stentorea Dan Reynolds risponde: this is it, vi pago l'Inps. This is it, the apocalypse. Alla fine ha ceduto, almeno l'Inps la paga, almeno l'Inps. Is it the apocalypse? Bellissimo. E torniamo con Previ. Metallica. Ah beh, Metallica gestibili, giusto. Intanto ci ascoltiamo in Coma Cose, 8:43, Radio DJ. Chiamami. Radio DJ, la trovi anche in podcast.
8.45 Radio DJ, chiamate Roma 3131 342 00 00 700. Andrea ci segnala che in Portogallo si mangia lo spezzatino di maiale con le vongole. Buono, dice lui. Buono, Da provare. Splendido. State cucinando. Spezzatino di me. Nuova sede del NAM lì. Esatto. Spezzatino di maiale e vongole, per carità. Da provare, da provare. Sai che lo prova Danilo, secondo me. Sì, Danilo sì, è sì, uno. Sì. Ma l'avrà già provato visto che è in Portogallo. È vero, è vero. Chiederemo, chiederemo. Vai, Previ, vai. Max Giorgi, Metallica, Master of Puppets. A casa Hetfield continua la diatriba sull'educazione dei figli. Vi ricordate il Daniel, sì, bambino, sì, il cazzo di te, sì, eccetera, sì, eccetera. E sul giusto apporto di zucchero che si possa somministrare a loro. Come alcuni sostengono, le bevande zuccherate sovreccitano, certo, i bambini. Cioè, sì, è vero. Gianugo e Pierugo Hetfield, dal canto loro, reclamano Gianugo la loro... Pierugo si Gianugo chiamano. Pierugo, i figli, sì. Gianugo e Pierugo. Dal canto loro reclamano la loro dose di tè freddo alla pesca, ma la mamma glielo nega. I due fanno capricci insopportabili. Hetfield perde la pazienza. Amore, sto componendo. Puoi occuparti tu dei bambini. Come strillano. Ma te ne occupassi tu per una volta almeno. Stai sempre, sempre in giro, giro, tu, che c'è sempre del vissuto, questo pletto. Per i soldi ti fan comodo, dice. Certo. E i soldi con Cianosa avete preso 4 buoni da 5,25. Non tocchiamo l'argomento, guarda. E sai cosa ti dico? Come padre non vali niente. E un adirato Jen Setfield risponde: tu sì che vali, scassi per tre, dagli ai bambini il cazzo di te. Che giro che hai dovuto fare per giustificare questa frase, bella. Dai, Claudio da Canicattì, Michael Calfon, Nobody Does It Better. Vocista, sì, Luciano Cianosa, tutto sudato, arriva trafelatissimo da Michael Calfon e dice: ti ho chiuso in velocità un mini tour di spalla a Mananai. Tananai, vorrei dire. No. Il suo sosia pugliese. Mananai. Taluni sostengono sia anche più bello. Manco meglio. Ma perché? Cioè. Ma perché? Perché bisogna agire in velocità, cogliere l'occasione. Comunque, quattro date, mini tour. Come mini tour? 29 febbraio 24, 29 febbraio 28, 29 febbraio 32 e 29 febbraio 36. Ma sono anni bisesti e funesti. Ma erano le uniche date disponibili. Bisogna velocità. Bene, velocità. Poi vedi la così. Hai 4.881 day off in cui riposarti. Tutti gli altri, naturalmente. Ma quanto ci pagano? 4 buoni pasto da 5,25. Non potevi spuntare. Ma velocità, bisogna agire in condizioni svantaggiose, però le prende. Posso dirti una cosa, dice Calfon, dimmi. E Calfon molto onestamente dice: non fa le cose in fretta. Nobody does it better. Lo riprende? Bella, motivazionale. Che fai il paio con Neffa, devi stare molto calmo, E concludiamo con Riccardo da Roma, Lighthouse Family High. No, bella, bellissima. Riunione di classe per celebrare la maturità 83-84 del Volta di Brighton. Paul Weller rievoca la gita di classe a Cerignola dell'81 e la rissa con gli studenti australiani. Storica. Certo. Robbie Williams rievoca il carnevale in cui il grande Rizzuto lanciò l'accendino e tenne in mano il raudo. Grande. Stuart Copeland, il giorno in cui Spano Giovanni andò a vedere la Juve in Coppa e giustificò l'assenza del giorno dopo portando il libretto firmato dal massaggiatore bianco-nero, Valerio Remini. Certo. Ognuno rinverdisce un aneddoto, un momento gaio, un nostalgico ricordo e tutti giù a ridere. Solo Tunde Baiewo che sta in un angolo assorto, lo sguardo perso in una dimensione tutta sua. Tunde, dicono i compagni, quale pensiero ti ho, Tunde? Bravo! Stai pensando a qualcosa, a qualcuno, insomma, parla. Qual è l'oggetto del tuo rovello? E Tunde, ridestandosi da un torpore sognante, dice: Esise de Vigarigiada. Ridina le esise esise de vigarigiada de vigarigiada. Già da vigari. O anche dei vigari potrebbe essere, proprio occhio. Facciami sentire. No, facciami sentire. Facciami sentire. Comunque
tutti, bene o male. Un'idea, no. Almeno una volta abbiamo visto. Se non era Vicari già. Era un'altra, insomma, però c'erano. Bravo, bravi, bravo Patrizio, ma solito, al solito bravissimi i nostri travisatori. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna... Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. The Loneliest Måneskin alle 8.54, giusto il tempo di ringraziare la Stella, Veronica, Patrizia e il Previ e darvi appuntamento domani alle 7.00 qui su Radio DJ. Buon lunedì da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Linea a Milano, c'è Fabio Volo. Ciao a tutti. Cade romanti uno di uno su Radio DJ. Radio DJ, la trovi anche in podcast.